Questo è un digiuno culturale, il digiuno culturale vuol dire che siamo qui per fare altro invece che per mangiare. Poesie, letteratura, ma anche filmografia. Questo è il menù del giorno dell'insolita iniziativa digiuno culturale portata avanti dall'ex assessore Pasquale Macri e dal comitato Pericastica. Un evento provocatorio che vuol mettere sui piatti la cultura con la quale gli ideatori sottolineano si può mangiare, denunciando così l'assenza nella provincia aretina di progetti culturali soppiantati dal proliferare di iniziative gastronomiche. Il comitato Pericastica, presieduto da Rossella Peruzzi, ha raccolto 5.300 firme di altrettanti cittadini per richiedere al sindaco Alessandro Ghinelli la continuità di Castica, manifestazione sospesa dopo 3 edizioni. Ciascuno ha di fronte a sé un piatto rigorosamente vuoto, anzi che contiene un stralcio di una poesia, di un pezzo cinematografico, insomma un brano di letteratura di qualsiasi tipo, prevalentemente poesia. Ed è questo che mangerà, tra virgolette, quindi o è venuto già sazio o si sazierà dopo. In ogni modo si sazierà di stimolo, di curiosità, di un mezzo che noi vogliamo usare per andare oltre lo stallo di un tipo di evento che soprattutto ad Arezzo imperversa.